Roberto Villa è una persona che di comunicazione, di audiovisivo, di giornalismo, anche di fotografia, di cinema, un po' di tutto ha fatto nella vita e si è occupato nella vita. Possiamo chiedere a lui come un bilancio di questi anni, un punto oggi della, sia della tecnologia che del futuro dell'audiovisivo. Beh, io ho portato per primo in Italia l'NBC e il National Broadcast American Show, che è comparso giusto appunto su 1000 canali, per il quale ho cominciato proprio a collaborare nel 1974. Quando siamo all'inizio, sì, talché 4 anni dopo abbiamo fatto il Festival di Venezia dedicato alle emittenti televisive, per cui basato sull'attività e promozione di 1000 canali stesso. È stato un evento unico. Non TV locali, diciamo, mi pare. Sì, allora erano le locali. Venezia è stato uno dei primi sì, eventi. Erano le locali. Per cui io ho continuato a occuparmi delle tecnologie televisive che poi sono debordate nel cinema, sono passate alla produzione delle immagini con la famosa manifestazione SIGGRAPH che era itinerante negli Stati Uniti, anche quella l'ho portata. Ancora c'è, il SIGGRAPH è una delle colonne del... che è rimasta, sì, e che ho portato anche quello per primo in Italia, pubblicandola sempre sulle pagine degli amici di 1000 canali. E ho continuato a fare il fotografo con alcuni elementi importanti, perché la prima macchina fotografica digitale comparsa era della Sony, si chiamava Mavica ed era nel 1980 ed era una macchina che i fotografi non capivano perché era a bassa risoluzione, però doveva sostituire quella che era la tecnologia della telefoto, che era di bassissima qualità. La Mavica consentiva una qualità superiore, ma i fotografi... Le telefoto era una sigla che vedevamo sui giornali di quegli anni. Infatti, doveva superarla, ma non la capirono perché pensavano a un'ipotesi di sostituzione della fotografia tradizionale, quindi non venne integrata, talché io ebbi allora il compito da l'europeo di studiarne la possibilità di inserirla in redazione, ma non fu fatto perché io ne sconsigliai l'uso in quanto le competenze in elettronica dei fotografi erano bassissime. Quando è uscita la qualità anche nelle macchine fotografiche digitali, beh, è stato uno sconvolgimento, talché alcuni, un amico, Berengo Gardin, si ostina a lavorare in pellicola. Ho parlato di fotografo. Sì, Di un fotografo. Io ho cessato nel 1984 l'attività professionale e faccio fotografia per gli amici, per esempio, a titolo gratuito per divertimento. Quindi quando 1000 canali vuole darmi qualcosa di divertente, lo farò volentieri. No, ma comunque diciamo... Quindi appunto quello che dicevamo è che hai trasversalmente sei occupato di tutti questi campi inerenti all'audiovisivo, poi alla fine anche la fotografia fa parte sicuramente di questo nostro mondo. Ecco appunto, come la vedi questa evoluzione così frenetica che c'è oggi rispetto a quegli anni in cui sì, era un po' più semplice forse occuparsi di questo settore? Sì, diciamo che personalmente sono stato un trasgressore di categorie, mentre per quello che riguarda l'attualità vedo che le macchine fotografiche da anni sono diventate anche macchine che consentono riprese televisive ad altissimo livello. È vero, è una delle novità di questi anni. Infatti, il che significa che ha messo in mano ai fotografi e viceversa, a chi faceva semplicemente riprese video, uno strumento che è bivalente e che consente di passare dall'uno all'altro sistema con facilità. Per quello che riguarda la fotografia in sé, ha dilagato completamente, diventando un oggetto non più di culto, di raffinate immagini, ma di banalità tout court, insomma, perché tutti scattano ma non sanno che cosa.
Mentre per quello che riguarda... Prendono i telefonini, diciamo. Beh, tutto, ma anche le piccole fotocamere, ma soprattutto per quello che riguarda invece il lavoro di televisione e di cinema che si sono incrociati e avvicinati al 100%, il problema oggi è più importante perché ci mette in condizioni di recuperare i vecchi lavori cinematografici, quelli dei primi del Novecento, così come i vecchi lavori televisivi che avevano altri standard, altre qualità e si possono ambedue portare in digitale. Gli uni si chiamano restauri, quelli che sono lavori su pellicola, e gli altri invece si chiamano conversione in digitale. Ma tutti e due hanno la finalità di rendere visibile, fruibile oggi il materiale che con il tempo era diventato importante come documento, ma non fruibile per le diverse condizioni, le pellicole con le muffe e invece le realizzazioni di ripresa magnetica con l'evanescenza della parte magnetica e congiuntamente con la diversità dei metodi di lettura. Mi stai occupando di questo attualmente, il recupero di materiale in pellicola digitalizzandolo, insomma, è questo? Sì, sto... restaurandolo comunque, rendendolo nei punti in cui sappiamo che il cinema ha avuto diversi problemi anni fa, appunto perché il materiale si è perso, si è graffiato, credo, come si diceva all'epoca della pellicola, no? Quindi restaurare le copie, come oggi molte istituzioni meritorie, alcune istituzioni meritorie fanno, è sicuramente importante. Forse vale anche per materiale filmato dell'attualità di quegli anni, appunto la televisione girava in pellicola all'epoca, no? Certamente questo è un punto forte perché mette in condizione di trasferire l'originale di allora in un originale digitale di oggi, il che ne garantisce la sua condizione in perpetuo, ma soprattutto lo rende fruibile a tutti i livelli, insomma, dagli smartphone fino ai nuovi schermi 4, 8K che dovremmo vedere a breve. Il punto fondamentale è l'investimento che questi richiedono. Poco tempo fa è stata fatta la restaurazione di un lavoro di un grande regista italiano che è costato qualcosa come 300.000 euro, il che vuol dire che c'è anche un aspetto economico e un giro d'affari attorno, non da poco. Teniamo presente che noi assistiamo anche in questo caso ad una sorta di lobbismo che consente a qualcuno che ha più spinte degli altri di ottenere lavori costosissimi e vederli finanziati poi dallo Stato, e questo è l'aspetto negativo, soprattutto per quello che riguarda un lavoro che ho visto recentemente, già fatto da Scorsese a titolo gratuito, rifatto con il costo di 300.000 euro in Italia, solamente perché l'hanno rifatto in 4K. Ora, oggi la trasmissione televisiva non lo consente, la proiezione su schermo non ne fa avvertire la diversità, si potrebbe dire che è stato un lavoro inutile e costosissimo. Va bene, quindi restauro solo quando è il caso, diciamo, questa è la tua... Infatti. Però c'è anche un... se si fa seriamente questa cosa, sicuramente un altro valore culturale, credo, no? Sì, ecco, il punto nodale è proprio la possibilità del restauro dei prodotti della cultura italiana nello specifico, ma in genere, e abbiamo un punto di riferimento importante in Italia che è la Cineteca di Bologna, che è specializzata in restauro ed è riconosciuta universalmente, talché da tutto il mondo pervengono materiali. Lavora anche con i festival, mi pare, no? Sì, fanno un festival che si chiama Il Cinema Ritrovato. No, ma intendevo anche a Venezia, hanno portato copie di opere restaurate. Perfetto, è vero, e hanno preso anche premi per la qualità del lavoro effettuato, quindi è un importante punto di riferimento per la cinematografia internazionale, ma certamente un plus italiano. Tu consideri questa cosa importante anche per ricordare il passato, pur essendo uno che credo si occupi tuttora di tecnologia anche attuale, no? Sì, ecco, devo dire che a Tallinn in Estonia ho trovato un'intera università dedicata all'audiovisivo e dei giovani che usavano macchine come il Da Vinci, che è un prodotto molto noto, chi lavora nel video televisivo proprio,
con la messa a punto speciale del software per lavorare in cinema. Quindi questo consentiva dei controlli elevatissimi, che so, il graining, che chi non si occupa di cinema o di fotografia non sa cosa sia, ma è la grana fisica, per cui il problema della scomparsa della grana in un film è dovuto a problemi ambientali, con maltrattamento della pellicola ed altro, è qualcosa che quella macchina riesce a mettere a posto, perché tutta la pellicola abbia la qualità della granulazione della pellicola uguale nella sua versione digitale. Noi diciamo alta tecnologia anche per recuperare il passato. Esattamente. Grazie Roberto Villa. Grazie.